Allora, ok, cominciamo. Grazie a tutti di essere venuti, tutti che mi sono stati invitati anche con un breve preavviso, perché comunque la convocazione l'abbiamo presentata giovedì in base anche a quello che era emerso dagli articoli che si sono così un po' presentati nei vari giorni sui giornali. Allora, la commissione. Ci eravamo ripromessi come commissione alla fine dell'anno scorso e anche prima di quest'anno di cominciare a, speravamo in qualche modo di poter abbandonare il discorso della Rodari, ma non abbiamo potuto farlo perché con questo nuovo elemento che è giunto alla nostra attenzione piuttosto, diciamo così, di spessore, abbiamo preferito insomma approfondire ulteriormente anche questo aspetto. Allora, tanto l'avete letto tutti sui giornali e molti di voi ovviamente sono coinvolti perché sono i genitori che si sono resi conto di quello che stava accadendo e sono stati fatti rilievi dal 1° dicembre all'11 dicembre e ci sono alcune immagini, alcune foto e un video che evidenziano chiaramente che durante questi rilievi alcune finestre della scuola nelle ore serali e notturne risultavano aperte. Quindi, innanzitutto io ho invitato formalmente per la prima volta, l'ho chiamato erroneamente comitato, mi scuserete perché ancora ho saputo non essere costituito in comitato, va bene, i genitori coinvolti nella vicenda, poiché volevo che l'acquisizione della documentazione, quindi delle immagini, così come è avvenuto in via ufficiale il passaggio all'ARPAM, avvenisse in via altrettanto ufficiale il passaggio in commissione. E ho chiesto al comune le analisi dell'ARPAM che mi sono state consegnate perché non conoscevo le date dei rilievi e quindi avevo bisogno un attimino anche per, cioè aule, rilievi, le concomitanze, quindi avevo bisogno anche un attimino di farmi un'idea. Ed ecco, quindi siamo qua per approfondire questo discorso. Non so, io in realtà sono qua più per ascoltare che più per capire, per noi insieme anche a quello che è l'ente, l'istituzione, per capire un attimino quello che può essere successo. Mi sono fatta già delle domande, avendo letto, avendo avuto degli scambi più o meno formali e informali anche tra enti stessi, e quindi vorrei poter porre queste domande direttamente, apertamente, e soprattutto a queste domande vorrei delle risposte. Mi fai vedere un attimo intanto Sì. mentre. Allora, intanto il dato è dalle analisi che comunque per poco che per basse che siano i dati, i rilievi, insomma le sostanze trovate, sulle 19 ore, comunque in quasi tutte le aule, se non sbaglio, risultano esserci ancora quelle sostanze inquinanti, soprattutto così da una visione rapida al tulene e il benzene in alcuni inquinanti rispetto ad altri. Cioè, oscilliamo in alcune aule sempre dei valori notturni da 2,4, 1,7, 1,9 fino anche a massimi di 4,8 microgrammi metro cubo. E quindi insomma comunque questo è un primo dato. Le analisi non sono completamente a zero sul discorso delle 19 ore, che è il termine che l'ISPRA e l'Istituto di Sanità dicono essere in teoria quello che bisogna prendere a misura, perché bisogna prendere a misura quello nella situazione peggiore. Allora, non so, chi mi vuole raccontare quello che è accaduto dal 1° all'11 di dicembre? Chi si fa coraggio? Dico qualcosa io. Ci avevano spiegato che Scusa, Michele. Michele, da te, che dal primo al 10 ci sarebbero stati i rilievi finali per poter riaprire la scuola, finalmente tutti molto felici, e tra genitori ne abbiamo parlato. Siccome abitano tutti lì, ci sono due genitori che abitano davanti a Via Orlando all'ingresso, uno che abita in punto da Via Orlando, io abito 300 metri, ci siamo semplicemente detti passiamo
possiamo intanto vedere com'è la situazione. Ci avevano spiegato che questo fatto delle finestre chiuse era importante, ci ha spiegato un po' di cose, tra cui io ho memorizzato questo. E dico, perché tutto personalmente cosa ho visto? Il giorno 2 e il giorno 5 finestre aperte. Il giorno del video, per dire. Alcuni altri genitori mi hanno detto che c'erano finestre aperte in altri giorni. L'1 e il 10, mi sembra di ricordare bene. Mi hanno anche qualcuno anche dato delle foto che ho messo in una telecamera importante. Più dato una scorsa veloce ho visto che si vede qualcosa, in alcune molto male, in alcune un po' meglio. E niente, sono passati la parola, so che altri genitori possono passare e dare un'occhiata. Chi esce, chi rientra la sera dal lavoro, che parcheggia 50 metri e passare, chi va a fare una passeggiata, quello che è. E poi so che alcuni genitori non io sono andati al dottor Benigni a fargli vedere questa situazione. Si è rivolti all'ente competente per avere un po' di chiarezza. Dopo il resto lo dico, scusate, perché già ci sono delle polemiche. Cioè non è che noi siamo tutti la carta stampata, lei, chiunque, cioè non è che siamo andati i giornali con le foto, con i video, con quello che è arrivato questo giorno e personalmente qualcun altro è venuto a dire quello che abbiamo visto e quello che abbiamo portato. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Io posso parlare da dopo una notte, perché uno non sapevo che veniva il capello lì, per cui io ho un cane da 4 anni e da 4 anni passo nella via Orlando, il mio giro sempre tutto. E da due, sinceramente, ho disegnato le finestre, non ci ho fatto caso, dall'uno no, perché non sapevo, dal due ogni volta che passavo e guardavo. E le finestre aperte che c'erano tutte le sere, anche nel periodo compreso quando non c'erano i rilievi di 6, 7, 8, perché poi da Benigni ci sono andata io, giusto, per Benigni, 6, 7, 8 so che i rilievi non erano stati fatti, ma io ho guardato anche, perché mi viene spontaneo guardare quando cammino, e c'erano le finestre aperte anche in quelle sere, e le finestre aperte che erano aperte, che io vedevo, non sono mai passato in via Retti, quindi non è mai stato la mia, il mio comportamento non è mai stato diretto a vedere se veramente c'era o non c'era una volontà di aprire o meno. È stato solo, io sono sempre solo passato in via Orlando, non ho mai girato in via Retti. Quindi in via Orlando io ho sempre visto tre finestre aperte, di cui ovviamente una all'inizio mi ero sbagliata perché io non sapevo e sinceramente mi ero veramente la scuola, pensavo che quella fosse la prima. Invece ne hanno, dopo ho visto la videlleria, invece mi hanno detto no guarda, quella non è la videlleria, ma è una finestra che dà sul corridoio, praticamente tra i due bagni, ok? Per intenderci, è nell'atrio davanti ai due bagni, una vasista praticamente una porta. Quindi io vedevo sempre quella, vedevo sempre quella dell'ex quarta A e vedevo sempre quella dell'ex prima B. Sempre queste tre ho visto, mai al piano terra, ma ho sempre visto le tre. Dal 2, perché ripeto dal 2, perché l'uno io non lo sapevo, sono stata avvertita l'uno sera con un messaggio verso le 9:40, quindi io ero già rientrata col cane, perché un cane rientro verso le 9:40. Quindi non sono riuscita a guardare, insomma, ho detto dal 2 guardiamo. E dal 2 al 10, all'11, all'11, al 13 e tuttora. Adesso sono chiuse, quando ripeto la scuola le finestre sono chiuse la notte e le finestre, quelle tre erano sempre aperte, sì. tutte le finestre, ma non spalancate, o meglio, ricordami bene, perché una sera, perché noi abbiamo appunto un gruppo WhatsApp, quindi ovviamente c'è messaggi e rimangono lì, spiegate, una sera io sono passata e ho visto una finestra completamente spalancata, però siccome pioveva, era buio e lì non si vede niente, ero indecisa. Lui il giorno dopo mi manda un messaggio e dice ieri sera questa finestra è aperta, postando la piantina della scuola e facendo una insa, che io gli rispondo sì, allora avevo ragione, visto bene che era aperta, ma non riuscivo a capire, lo scrivo perché pioveva e non capivo. E per cui ci sono tutti questi messaggi ovviamente dove ci diciamo quali erano le finestre aperte. Io ho sempre visto solo ed esclusivamente quelle finestre, dal 2. Sempre. Ok. Possiamo visionare le foto così capiamo. Posso chiedere una cosa?
Avete verificato se le finestre poi il giorno venivano richiuse? Allora io al giorno non passavo, o meglio io sono passata solo una mattina e sono certa del venerdì 5 perché mia figlia non è andata a scuola, quindi io non ho accompagnato che arrivava la pelle, scusami la mamma era per prima, non ricordo, e ha preso la cella quel giorno. Io mi ricordo che il 5 io sono passata la mattina perché non accompagnando a San Carlo il mio giro dei cani, perché sennò era casa, cane e San Carlo e tornavo. Il mio giro con il cane, figlia, è stato a casa, il mio giro è stato uscire di casa e fare il giro via Taleggi, via mio giro sempre più, via Taleggi, via Indiana, giro via Orlando e torno a casa. Quindi ho visto verso le 8:30 e 40 che c'erano dei cani che stavano caricando, c'erano dei cani che caricavano all'interno della scuola, c'erano dei finestroni aperti, vedo questi cani perché hanno aspettato che io passassi con il cane per passare. Quindi le finestre 8:30 di mattina, di quale giorno? Cinque dicembre, la mattina alle 8:30 ho visto che c'era completamente tutto aperto, ma dopo il dottor Gini mi ha detto sì, noi facevamo, aprivamo per un poco, chiudevamo perché la mattina comunque ce ne ha spiegato, quindi io... Era già arrivata l'ARPA. Penso che insomma sia stato quello il... Io era la mattina, l'unica mattina, io durante la giornata non pensavo che non avevo tempo di passare durante la giornata, c'erano altre persone che passavano. Io sono sempre passato la sera. C'è qualcun altro che vuole dare il proprio contributo? Anche io sono passato una sera, anche io ho visto le scuole finestre sempre socchiuse, con un bastone in mezzo, c'era un bastone che serviva per far restare ferma la finestra, perché se no, ne sento agganciato, si sarebbe aperta. Ho provato a fare delle foto col telefono, ma col telefono, sai, notte, trovo altri che non fanno. Ok, allora visioniamo le fotografie e visioniamo, chiedo al dottor Benini la chiavetta col filmato perché la, so che la mamma che ha fatto il filmato non c'è, quindi lo chiedo direttamente al dottor Benini che è la consiglio ufficiale. Adesso cercherò anche di girare, perdonatemi, non ho pensato di una sciocca. Posso magari spiegare nel frattempo cosa abbiamo fatto noi, in modo che tutti lo sappiano? Sono Luciano Benini, responsabile del servizio aria dell'ARPA. Credo sia importante spiegare bene cosa abbiamo fatto noi dall'1 al 10. Noi dovevamo in ogni aula, sia del piano terra che del primo piano, fare in ogni aula due tipi di campionamenti. Uno, quello che simulava il normale orario scolastico. E l'altro invece che... Allora, il normale orario scolastico voleva dire questo. Noi arrivavamo un po' prima delle 8, aprivamo le finestre nelle aule dove facevamo dai 2 ai 3 campionamenti contemporanei al giorno. Quindi mettiamo 3 aule, andavamo in quelle 3 aule, aprivamo le finestre, un quarto d'ora di circolazione dell'aria, poi chiuse finestre, parte il campionamento. Quindi quello che conta è quindi in quelle 3 aule, intorno alle 10:30 tornavamo, quindi nel frattempo i colleghi tornavano all'ARPA, un paio d'ore stavano, si tornava sul posto, si riapriva le finestre per un quarto d'ora, 20 minuti, simulando l'intervallo, si richiudevano le finestre, si tornava all'ARPA, un po' prima dell'1 si tornava lì, si constatava che le finestre erano sempre chiuse, ovviamente a quel momento, e finiva il campionamento. Questo è il campionamento che nelle tabelle trovate, il campionamento 5 ore. Fatto in questa modalità. All'1, nelle stesse aule, si rifaceva partire un campionamento, chiudendo però porte e finestre di quelle 3 aule, o 2 o 3 aule, dove facevamo il campionamento. E quella situazione doveva rimanere tale, senza che nessuno andasse a toccare niente, fino alle 7:15 della mattina dopo, quando noi tornavamo e rifacevamo altre 2 o 3 aule con le 5 ore, eccetera. Ovviamente noi non siamo in grado assolutamente di dire cosa è successo dall'1 alle 7:15 di ogni giorno. Noi davamo per scontato che porte e finestre che noi chiudevamo, e su questo ne siamo responsabili e siamo sicuri di averlo fatto, non c'era problema. Voglio anche chiarire che se io chiudo un'aula perché lì faccio il campionamento, se qualcuno, era meglio che non lo facesse, ma se qualcuno ha aperto l'aula vicina, non ha nessuna influenza sull'aula dove noi facevamo il campionamento, perché porte e finestre chiuse significava aver quasi azzerato, diciamo, i ricambi d'aria.
questo per simulare una situazione che, pur non essendo quella reale, ci ha dato un'idea di che cosa poteva succedere proprio tappando tutto e vedendo se c'era o no un significativo aumento. E il risultato, che adesso avete visto, vedrete, è che tappando tutto c'era un leggerissimo aumento, ma siamo sempre su valori, insomma, estremamente bassi. Questo giusto per chiarire che cosa abbiamo fatto noi. Volevo solo dare un ulteriore chiarimento. A me sono state consegnate, essendo io un dirigente pubblico, ovviamente sono tenuto a ricevere, sono state consegnate solo 4 video, che sono adesso nella pagina che ho qui, in cui si vedono alcune cose. Naturalmente ho anche suggerito che la stessa cosa venisse fatta soprattutto al Comune, più che a noi, perché noi siamo un organo tecnico a servizio del Comune, dell'ASUR, della Regione, della Provincia, insomma degli enti pubblici. Quindi più che a noi, che però siamo tenuti a ricevere, ovviamente era importante consegnarlo al Comune, eccetera. E questo, insomma, è quello, mi sembra, di sintetizzare quello che abbiamo fatto, insomma. Quindi adesso, quindi voglio dire che sarebbe importante vedere se c'è una coincidenza fra finestre aperte e l'aula contemporaneamente dove noi facevamo i prelievi, i campionamenti, ecco, perché questo sarebbe francamente una cosa abbastanza anomala, che spero non sia successa, insomma. Per il resto, se anche, ripeto, qualche aula voi avete visto aperta, l'importante è che non fossero quelle durante le quali in quella serata, in quella notte, facevamo i campionati. Allora, intanto stavo cercando di capire, qui vedo diverse foto, perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 foto, dico bene? Vedo che sono, non ci sono indicazioni di date o cose varie. Io faccio proprietà e c'era la data di una città. Questo lo so, però volevo sapere se loro si erano dati un cronoprogramma, come sono state fatte queste foto, se sono state fatte a random, se avete un equivalente, uno schema, qualcosa, no. Giusto per capire, semplificare. Non siamo stati così organizzati, sinceramente. Allora vado su proprietà e foto per foto un attimino guardo. Quelle più chiare credo che siano il 10 dicembre, quelle ultime. Adesso poi cerco di. Allora, perché qui il problema è che adesso c'è la data della copiatura nella chiavetta. No, però ci dovrebbe essere anche più dettagli. Non so perché non mi va. 10. Ah, 10 perfetto. Giusto per capire, poi lo faremo 10, no, vedi, data posizione 10. Poi. Bello, c'è qualcosa che non va. Secondo me è la della copiatura, perché sono tutte 10. Tutte 10 dicembre? Quella è 10, vede tutte, tutte. No, sempre di quella, perché ah, non c'è un'altra formazione. Vengono quasi, no? Scendendo giù, certe volte da misurare la macchina fotografica, questa è la soffanetta, questa è la carta, ma sono tutte del 10? Impossibile. No, no. Sì, infatti, guarda. Grazie. Posso? Allora, queste due che sono diverse. Dai. 1-12. Ah, 1-12, ecco. Poi quell'altra. Ah, scusa, sono lascio aperta tutte. Ah, questa è 1-12. Poi si vince. Grazie.
22 e 33, e le altre sono tutte le ho scorse un po', tutte del 10. Ok, allora io ho cominciato da tutte quelle 10, mi sembrava assurdo. C'è un programmino molto carino che le rinomina tutte con giorno e ore. Ah, perfetto, si chiama? Nella chiavetta. Ok, perfetto, quindi 1, 5, 10, il video 1, 5, di che, 10. Il video di che data è? 5. 5? Dall'una di notte, 1:40. Allora, adesso ne prendo una per esempio. Adesso deve capire se qualcuno riconosce qual è l'aula. Ma io di quelle più chiare si capisce. Allora, questa mi hanno detto, questa e quella successiva mi hanno detto essere. Mi hanno detto essere questa. Guarda, ce la fai vedere. Scusa, c'è la telecamera lì che riprendesse. Beh, si vede che sono tutte socchiuse, sì, io ho sempre viste socchiuse col che bastone. Aula sarebbe questa? Quello che mi ha spiegato, questo è il piano sopra? Questo è il piano terra e questo è il piano sopra. Mi hanno detto essere quello vicino alla scala, quindi c'è questa, cioè fatta la scala, questa è via Orlando, dico bene? Sì. Se questa è via Orlando mi hanno detto essere questa. E questa comunque è il primo piano. Quindi. Sì, primo piano, questo è tutto il primo piano. Le altre sono molto più chiare. Infatti ci guardiamo una un po' più chiarina. Di quella credo che sia simile, sempre primo piano. Ci sono poi quelle farfalle che le ho viste il primo giorno di scuola. Queste sono, questa credo sia via Recchi. Recchi mio nome. Riesce? No, quella sopra. Quella si vede che è aperta. Basta che guarda qui e qui. Può scorrere lei andando avanti e indietro, così magari nella. Così guardiamo le altre. Queste non ci sono state considerate. Alcune hanno le finestre chiuse, alcune no. No, allora ricapitoliamo. Adesso intanto volevo un attimino prima di tutto far vedere che non era una cosa solo, diciamo, che è documentale anche e non solo testimoniale come situazione, non ci sono solo persone che hanno visto, ma perché siccome no, anche giustamente uno no, deve avere riscontro, quindi innanzitutto poi ovviamente sono qui, cioè ci sono e adesso guardiamo anche il pezzo del video. Allora, quello che mi premeva capire, così le domande che insorgono da questa situazione è che faccio. Voi ho visto dalle analisi che sono qua. Dalle analisi ho visto che voi uscivate alle 13.30, giusto quando mettevate i campionamenti delle 19 ore, voi lasciavate la scuola alle 13.30, certo. Dalle 13.30 alle 8.30. Quando voi uscivate alle 13.30, no? Comunque certo. Lasciavate i macchinari, chi vi accompagnava? Cioè voi non avete le chiavi, premettiamo questo. No. Certo, noi non abbiamo le chiavi e era sempre presente, dunque non sono andato io personalmente i colleghi, ma credo che forse Filippetti dovrebbe saperlo, cioè quando i colleghi arrivavano lì trovavano già aperto perché o il comune o la ditta aveva già aperto, ecco, e quindi si faceva, è 1:30 quando avevamo finito di mettere in misura diciamo le stanze, prendevamo, andavamo via, poi chi chiudeva francamente non lo so, chi aveva l'accesso, le chiavi, questo. Quindi voi non assistevate al fatto che veniva richiusa la scuola, rimaneva noi chiudevamo le aule che stavamo campionando, poi basta. Poi la scuola era ancora aperta. Cioè loro chiudevano le stanze che stavano analizzando, cioè, finestre e porte, quindi nessuno doveva neanche aprire la porta, perché per aprire la finestra avrebbe dovuto prima aprire la porta, prima infrazione, poi aprire la finestra, seconda infrazione, perché non dovevano neanche toccare le porte. Posso fare una domanda? Ma la porta veniva sigillata con un sigillo? No.
porte chiuse. Ma perché, diciamo, di solito quando si fanno dei campionamenti di queste cose qui, quindi vengono posti in sigilli? Se c'è la procura, sì. Ci sarebbe anche sigilli, ma ancora non si può. Se c'è, qualcuno ce l'avesse chiesto, ma noi non è che siamo... ci è sembrato necessario. Potete ripetere se si dovesse rifare un prossimo campionamento con l'Inter di Sicilia, almeno diciamo scanso di commissioni, questo si può fare. Scusate, quindi per capire, scusate, per capire. Facciamo con tutto il rispetto. Allora, se viene paventato del dono, si viene qui a fare la commissione a dell'analisi ufficiale che hanno reso possibile il rientro nella scuola dei bambini. Viene dato come delle analisi che sono state modificate, perché in questo caso sono state modificate, ma si viene che si va direttamente alla procura della Repubblica. No, allora facciamo una premessa. Sì. Noi siamo considerati normali, siamo la parte politica. No, è chiaro. Non è un tema da discutere in commissione. Se vuoi mettere in discussione l'analisi. Noi qui dobbiamo discutere dell'analisi. Allora, l'analisi sono andato bene perché i valori sono bassi. Allora. Non sono nulli sulle 19 ore. Allora, innanzitutto, voi siete già la parte... Le analisi fuori dalla scuola come sono risultate? Se vogliamo rimanere su questo ambito. Facciamo una premessa. Allora, siamo in una commissione, siamo in una conferenza stampa, ma questa cosa devo cercare di capire. Non era un dibattito pubblico nella conferenza stampa. Allora, prima di tutto non è una conferenza stampa e nessuno ha mai voluto fare la trasmissione. Che c'entra? Cosa cambia? Cosa cambia? Cioè ci sono delle funzioni che vanno attribuite alle istituzioni pubbliche. Torniamo indietro, vogliamo vedere quando sono state scattate le foto. Allora, scusa, per me, se viene risultato qualche problema, io vado domani alla procura della Repubblica. Perfetto. C'è un responsabile del procedimento. Ci sono dei responsabili del procedimento. Vado io domani. Bravissimo. Questo il consiglio comunale amministra la città, non giudica chi indaga. Non giudica. Io domani vado alla procura della Repubblica. Se noi riscontriamo un minimo dubbio sulla foto, sul procedimento, che poi io sull'analisi non ho competenze in merito, ma vado alla procura Repubblica domani, non convoco la commissione, perché questa non è la forma, non è la competenza di una commissione, allora, perché io sono qui per dare delle risposte, per analizzare e dare delle risposte. Ma fai anche parte di questa commissione? No, io faccio parte di questa commissione di diritto come tutti i consiglieri. No. Si prepari, Presidente. Non è così, lo dico io. Allora, e poi comunque non è interessante questo, nel merito, ma prima del metodo, non ha assolutamente senso trovarci qui a fare questo tipo di spettacolo, perché è uno spettacolo, perché questo è un luogo di lavoro. Mi fai parlare così ti do la mia spiegazione, altrimenti se non ti sta bene, prendi e esci. Non è un luogo del Presidente questo. Non è un luogo del Presidente. Quando è finito inizia a parlare. Allora dimmi quando è finito così comincio a parlare. Vai. Quando è finito? Perché non hai nemmeno fatto finire la mia premessa e avete cominciato a dire... Ho fatto 18 premesse, non con la commissione. Questa è il presidente discute con la commissione, i genitori sono contenti che siano presenti, che ascoltino i lavori della commissione, non c'è problema. Abbiate pazienza, allora torniamo un attimo. Se c'è una foto, andiamo a vedere gli orari delle foto, la porta aperta e chiusa, se abbiamo un minimo di sigilli, non c'è problema, andiamo a procura Repubblica domani. Firmiamo insieme la... Per andare alla Procura della Repubblica bisogna essere certi delle cose. Non voglio essere certo della procura della Repubblica, ma sta il dubbio. Non voglio essere certo perché non sono un giurista, non sono un biologo, non sono un legale. Ho finito. E mi fai finire per cortesia però, ok? Perché io ancora non ho nemmeno iniziato, aperto e chiuso il discorso. Prima di lanciare giudizi e di dire che questa è la commissione del Presidente o di dire altre... Ma ha invitato ad uscire, Presidente, mi ha invitato, se non ero d'accordo con te, allora non è la commissione del consigliere. Nel senso che se uno non fa nemmeno finire un discorso, non ascolta nemmeno la premessa e arriva qua
qua già carico per poter fare, per fare determinati. Io sono arrivato, sono già arrivato con dei giudizi e già dei, e dei dati che sta disponendo, non è che sono arrivato dopo. Allora, ritorno all'inizio. Questa commissione si è occupata parecchio di questo caso, ha tirato fuori. Non solo, tutti gli ordini del giorno, in prensi commissione, sono solo sul caso, è importante questo argomento, però questa commissione, bisogna farlo sapere, ha lavorato solo su questo caso, andiamo a vedere gli ordini del giorno, andiamo a vedere, poi ragioniamo. Allora, al di là di questo che non è in questo momento materia di discussione, allora abbiamo fatto un approfondimento e anche molto accurato sul discorso della notaria. Mi sembra, sul fatto che abbiamo chiuso un documento il primo di agosto, mi sembra, a me è parso particolarmente importante questo fatto e ho voluto convocare una commissione per capire. Stiamo semplicemente acquisendo delle informazioni. Non sta scritto da nessuna parte che non lo possiamo fare. Se è una novità per questo comune, può essere una novità per questo comune. Perché? Ne abbiamo già parlato anche con l'ufficio di presidenza. Però nella, allora, nella commissione abbiamo discusso di questa cosa, no? Non c'era scritto chi erano invitati, niente. Noi siamo arrivati qui e ci siamo trovati funzionari e dirigenti. Te che ti rivolgi a lui. Con delle domande, vi faccio delle scuse da questo punto di vista. No, non ti faccio delle scuse. Per le stesse cose che avrei pensato, anche se non ci fossero state loro, le avrei dette comunque. Perfetto. Se c'è questa potenzialità di dono, si va alla Procura della Repubblica. Ma non è, punto. No, perché se no, ma c'è la volontà di dialogo, di comprensione, cioè, siamo comunque più enti coinvolti. Per quale motivo bisogna ipotizzare per forza il dono? Possiamo capire? A me interessa capire, perché abbiamo sempre impostato questa commissione per prendere gli atti, perché non c'è Barbanti, ma questa cosa l'ha sempre detta lui per primo, prendiamo gli atti, andiamo a fondo e verifichiamo. Questo abbiamo fatto, abbiamo preso gli atti, ho chiesto all'assessore Biancani, che poi ha chiesto a Filippetti, le cose dell'ARPA. Siccome sono stata chiamata in maniera, e sono venuta a sapere del fatto che esistevano queste foto, ho voluto proceduralmente tirarle fuori in via ufficiale. Mi sembra la procedura migliore e più trasparente. Forse la procedura più trasparente era prima informare il consigliere, non venire qua e sentire raccontare queste cose qua, perché ripeto. Ma cioè, se vuole, nell'ottica del dialogo e della volontà. Ma nell'ottica del dialogo. Cosa vi cambia? Cosa siamo qui? Fate le domande, quanto voi, perché prendo in mano le cose. Non è che ci facciamo problemi a dirvi le cose come ti avremmo detto. Perfetto, anche se non ci fosse stato benissimo. Allora, torniamo però al ripeto, una cosa di questo genere, secondo me va fatta. Dopo aver fatto tutta questa maniera. Polemica sulla fine. No, attenzione, la forma è sostanza in questo caso. Sì, però perché noi non possiamo dare risposte che non ci possiamo inventare. Abbiamo come fatto commissione. Domande. Abbiamo fatto domande ed è il nostro ruolo. No, questa commissione ha l'obbligo di controllare gli atti. È stata emessa un'ordinanza del sindaco per aprire una scuola. Sollevato il dubbio che ci siano delle finestre aperte. Si prendono, cioè la procura si lega l'ordinanza, il sindaco ha fatto aprire la scuola con le campionature sbagliate. No, perché? Io non voglio ipotizzare, voglio capire chi aveva le chiavi, chi entrava nella scuola, chi apriva e chiudeva, voglio capire. È importante che questa commissione capisca, comprenda. Dobbiamo sapere chi ha aperto la porta, mica il tribunale. Non stiamo facendo un'inchiesta. Non lo stiamo facendo, dobbiamo delle domande per acquisire atti, che è il nostro compito. Ma io sono felice di perdere tempo, sono più a morte. Non stiamo perdendo tempo, siamo qui al servizio dei cittadini. Sì, appunto, creiamo delle aspettative a cui non possiamo dare risposta. Ma perché creiamo delle aspettative? Chi ha detto cosa vi ho creato delle aspettative? Se non quelle che... No, si deve rivolgere alla Commissione, Presidente, però. Non sono aspettative. E questa è un'aspettativa che già stava creando. L'aspettativa può essere che l'analisi... Non questa cosa è bene, non è corretto, perché è stata modificata. Per quello che mi riguarda il danno c'è, per un semplice motivo che le analisi che hanno un costo, e neanche basso, vengono invalidate. Ma chi ha detto che sono invalidate? No, se è vero che sono invalidate, allora bisogna verificare le testimonianze di quelli che hanno visto le finestre aperte, il filmato e le foto,
Ma questo è un compito della procura. Della commissione. È un compito, credo, della commissione. A me non mi frega se l'analisi non costa, le facciamo altre 15 volte, però non è. Non ho capito, no, 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 però lo decide il tribunale, il presidente del tribunale. Esatto, la commissione, mia ufficiale, ha voluto acquisire degli elementi in più per poter chiudere serenamente sì, fortuna, perché sinceramente l'avete tirata fuori voi, questa, no, io ero tanto tranquilla e non ho né parlato di dolo, né parlato, avete parlato voi di dolo. Ma se questo io ho parlato di ascolto, condivisione, trasparenza, ho parlato di tutt'altro tranne che di dolo. No, attenzione, se chiediamo al responsabile di un ente che è responsabile delle campionature e delle analisi, a chi ho entrato, a chi ho messo, a chi ho chiuso la porta, a chi ho rentrato la porta. È un elemento. Cosa ci facciamo con gli elementi? Andiamo avanti nell'approfondimento. Facciamo l'approfondimento. La porto in consiglio comunale e il sindaco prenderà le sue posizioni. Tutti i dipendenti dell'ARPAM siamo qui, sappiamo quali sono i procedimenti per le campionature. Se vogliamo sapere una cosa di questo genere. Solo il dubbio, procura, su dietro. Infatti, scusate, adesso ha visto che la vita, no, perché l'analisi non costa, ma anche le commissioni, 13 commissioni. Io rinuncio volentieri al gettone. Sì, vabbè, dai, di cosa parliamo? È la finalità, il metodo. Scusate, finalità, metodo, vorrei entrare molto in questo, in questa. Ma ci divertiamo quando ti parli. Sì, adesso faremo un altro incontro tra presidenti e vediamo un attimino. Comunque, il discorso è questo. Già, sicuramente io mi rendo conto che questa è un'interpretazione al limite del regolamento, me ne assumo la responsabilità di fronte anche alla cittadinanza. Per quale motivo? Perché quando abbiamo presentato il primo di agosto il documento per cui sono state volute, è stato voluto l'eliminazione delle conclusioni, noi siamo andati alla Procura della Repubblica rilevando la gravità. Invece che cosa è stato fatto di altro? Cos'altro, chi altro ha preso in mano quella situazione facendo nessuno, quindi? Bravo, non è vero. Dico, no, la commissione cosa deve fare tutto ciò? No, non è vero, la commissione ha rilevato che c'erano delle anomalie nei nitriti dell'acqua e grazie al lavoro della commissione adesso c'è un protocollo per l'acqua. Questo grazie alla commissione che ha rilevato questa cosa, quindi quello è. Grazie alla commissione noi abbiamo... Stiamo controllando. Dicevano di andare alla Procura della Repubblica. Lo fai a livello personale, non lo fa la Commissione. Però voglio dire, anche il discorso della Commissione, è venuta fuori anche quell'altra determina, quella sul discorso che l'isoclima c'è un'altra determina di lavoro. Questo è il compito della Commissione. Perché l'isoclima... Mi ci hanno fatto arrivare. C'è una determina per cui è stato pagato... Ecco, e questa è la domanda. È un'altra porzione di tetto. Quindi è un'altra porzione di tetto. Quindi oltre all'aumento di spesa su quella porzione di tetto per una modifica. E abbiamo chiesto noi. Esatto, cioè, volevamo parlare anche di questo. Aggiornamento sulla rotazione include tutto. Io prima di prendere una decisione, o meglio, prima che venisse fatta la determina di incarico, noi siamo andati in Commissione dei Lavori Pubblici, abbiamo fatto la Commissione dei Lavori Pubblici, abbiamo condiviso, o meglio, ho informato la Commissione dei Lavori Pubblici di quello che era l'intenzione dell'amministrazione, cioè di fare in modo che il lavoro sul tetto venisse completato, non in primavera o estate, venisse completato immediatamente, e siccome noi avevamo richiesto un materiale differente rispetto a quello che avevamo pagato nella prima lavorazione a tutela, nell'ottica di andare verso la direzione di utilizzo di un materiale di un certo tipo, abbiamo riconosciuto quella differenza. La determina di 44.000 euro, sì. Quanto è più o meno l'incidenza dell'aumento rispetto a... Più che altro perché, nel senso, nell'ottica che comunque ormai mi sembra che l'avesse riconosciuto anche l'avvocato all'interno di questa commissione il 27 di luglio. Però è stato riconosciuto che comunque c'è una responsabilità per il lavoro svolto dalla ditta. Se la differenza era banale, non vedo perché il comune si debba caricare, non ha fatto... Però una scelta nostra, adesso quello... Noi abbiamo preferito pagare un materiale differente, non l'avevamo pagato all'inizio. Se tu compri un paio di pantaloni di Armani, poi li vuoi comprare, li compri di un'altra marca, quella differenza la paghi. Certo, però il problema è che quella stessa ditta che fa i lavori è quella che ha creato il problema. Sì, però se te trovi un paio di pantaloni fallati, quando trovi un negozio ti dà i pantaloni dello stesso modello, non ti dà un altro modello. Se ti danno un modello che costa un doppio, ti dà la differenza. Così. Okay. Fino al livello della quantità del lavoro che loro dovevano rifare, perché noi gliel'abbiamo richiesto e loro hanno provveduto a ripristinare
tutto il lavoro, ma con le condizioni che erano quelle iniziali. Se io gli chiedo, di utilizzare un materiale differente, quella differenza l'abbiamo ottenuta. Però nella previsione nella previsione del ripristino post insomma rilievo dei lavori, comunque era previsto già di non utilizzare lo stesso materiale di prima. Poi praticamente il comune ha deciso invece di usare polistirene, polistirolo. No, abbiamo utilizzato. Avete utilizzato malta, argilla, esatto. Quindi questa è la seconda differenza rispetto a prima. Quella è la differenza.